bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come. Emerge da un'indagine dei media addirittura il nome del possibile vincitore dell'edizione 2022 dell'Isola dei Famosi. E così si comincia a parlare inoltre alacremente di trionfo falsato. Chi sarà il vincitore, vincitrice, dell'edizione tuttora in corso ma oramai praticamente agli sgoccioli dell'Isola dei Famosi 2022? Il suo nome pare che ci sia e sia già disponibile. È dunque stato tutto scritto? L'Isola dei Famosi 2022, ci sarebbe già deciso il vincitore. L'Isola dei Famosi 2022 è giunta davvero agli sgoccioli e tra ormai poche ore, decreterà il suo vincitore. Chi la spunterà? Affidandosi ai bookmakers, non c'è partita. Pare infatti che il trionfatore sarebbe già stato deciso e scritto. Ma andiamo per ordine. In gara sono rimasti la showgirl Carmen Di Pietro, 56 anni, l'ex nuotatore Luca Daffré, 26 anni, l'influencer Maria Laura De Vitis, 24 anni, la modella Mercedes Zenger, 30 anni, il musicista Nick Luciani, 51 anni, e l'attore Nicolas Vaporidis, 40 anni. Ed è proprio quest'ultimo che è dato come favoritissimo per la vittoria finale della 16ª stagione del reality show. Le tre principali case di scommesse quali SNAI, Sisal e Planet Win lo danno rispettivamente a 1,30, 1,30 e 1,28. Vale a dire per fare comprendere la situazione a tutti che se si dovesse puntare un euro sulla sua vittoria si guadagnerebbero soltanto 30 o 28 centesimi. Nicolas e Carmen tra i favoriti. Dietro a Vaporidis spicca Carmen Di Pietro quotata dalla SNAI 3,50, da Sisal 3,75 e da Planet Win 3,65. Ciò significa che chi punta sulla showgirl campana, laddove arrivi sul podio, intascherebbe poco più di 3,5 volte la cifra scommessa. Staccatissimi a dir poco tutti gli altri concorrenti, la De Vitis è data a 10,00 dalla SNAI, addirittura 20 dalla Sisal e a 11 da Planet Win. Daffré è invece quotato a 10,00, 16,00 e 11,00 mentre Luciani è dato a 15,00, 12,00, 15,00. Infine la Enger a 15,00, 25,00, 16,00. Dunque a conti fatti e dati alla mano Mercedes è la più sfavorita e quindi colei che, in caso di vittoria finale, garantirebbe maggiori vincite. La Sisal la dà persino a 25. Ergo tanto per capirci con 10 euro se ne vincerebbero 250, anche se il rischio che la giovane non trionfi è assai alto. Sono usciti i più forti, secondo molti. Secondo molti telespettatori che sono stati a questo giro decisamente molto ma molto numerosi, eppure per qualche naufrago, la vittoria dell'Isola 16, al di là di chi la otterrà, sarà falsata. Per quale motivo? L'allungamento del reality show di oltre un mese ha provocato ritiri a pioggia. C'è chi come Gwendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, che sono tra l'altro due concorrenti dati tra i favoriti per la vittoria, ha scelto di non proseguire il proprio cammino per cause di forza maggiore e che ha riportato infortuni che l'hanno costretto a rinunciare al gioco, come il carismatico Edoardo Tavassi, anche lui un papabile vincitore. Se il programma non fosse stato allungato, non ci sarebbero stati tutti questi ritiri e la finale sarebbe stata ben differente, è sostanzialmente il pensiero dei più. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.